Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come mi era stato richiesto, sono tornato su Metin. Sono tornato su LockMT2, che adesso si chiama LockMT2 Reloaded. Allora, andiamo a fare il login. Bene, abbiamo fatto il login. Allora, la prima cosa che ci chiedono, con un'impostazione grafica diversa dal vecchio lock, è di scegliere il nostro mondo, cioè il nostro regno di provenienza. Allora abbiamo il regno Jinno, il regno Chunjo, sì, dovrebbe essere così, e il regno Shinso. Allora, questo regno qua è potenza militare, il blu, mentre il giallo è governato dal capo spirituale, bla bla bla. Sono moglie, no, questo non lo dico, cioè è un regno teocratico, vabbè, di gente credente, insomma. Questo invece è un regno di mercanti. Allora, io per pura comodità, e al centro ci sono tutte le altre mappe del mondo di gioco, e io per comodità scelgo il regno rosso perché è quello che conosco meglio. E andiamo ad accedere, facciamo il nostro personaggio, inizieremo con un guerriero maschio ovviamente, e lo facciamo così, mi piace così, e ci chiamiamo Mega Roby. Vediamo, ce lo accetti? Perfetto. Allora adesso abbiamo il nostro guerriero. Dopo le altre, vabbè, ve le faccio vedere un attimo velocemente. Il ninja, che può essere sempre maschio o femmina, e ha due vestiti, io preferisco questo. Poi abbiamo il Sura, anche qui maschio o femmina, e abbiamo due vestiti, preferisco questo vestito qui. E lo sciamano, anche qui maschio o femmina, che ha due vestiti, e preferisco questo vestito qua. Per iniziare noi andiamo a giocare con un guerriero, che è quello che abbiamo appena fatto, e faremo le prime cose. Poi magari più avanti nel gioco potrei fare degli episodi dove andrò a giocare gli altri personaggi, se ne faremo un altro e andremo a giocarlo. Possiamo farne fino al massimo di 4 in teoria, anche qui dovrebbe, se non hanno aumentato gli slot, dovrebbero essere 4, quindi 4 personaggi per account. Questa è l'impostazione che abbiamo adesso. Di qua è cambiato, è tutto un po' cambiato dal vecchio Metin, cioè dal vecchio lock, perché si chiama proprio Reloaded. Purtroppo non abbiamo i vecchi salvataggi, cioè sarebbe stata una grandissima cosa che si fossero presi in carico anche tutti i vecchi salvataggi, sarebbe stato epico, perché così avrei avuto ancora tutti i miei personaggi super forti. Invece qui adesso non ho un account con personaggi forti, quindi con equipaggiamento figo, ho sfruttato un altro account che ho iniziato per provare un pochino a giocare, ed è neanche a livello 40, forse 50, non lo so. Quindi cominciamo proprio dall'inizio. Allora, per dire due cose sul guerriero, le cose importanti sono la forza e la vitalità, quindi Vint e STR. Non ci serve l'intelligenza, e poi andremo a aumentare la destrezza. Qui l'aumentaggio, per aumentare le statistiche, poi dopo vi dirò un po' come si fa. Ma entriamo, lockiamo, facciamo la nostra posa molto, molto guerrigliosa, insomma. Carina questa immagine, un po' tetra ma carina, deve essere dei nuovi contenuti. Ed eccoci qua. Allora, abbiamo ricevuto un po' di cose, vedo che la chat è già molto viva, un sacco di gente che scrive, noi stiamo belli vicini. Sopra abbiamo i vari bonus che hanno un po' tutti i giocatori, il drop young eccetera, che sono potenziati, come giusto che sia in questo genere di retro server, perché non è il server principale. Il server principale è il Metin 2 italiano, quello è il server principale. Questo è un retro server gestito da qualcuno che ha voluto prenderselo in carico e gli piace giocare a Metin. Non so perché sta laggando un sacco, molto strano, visto il mio PC nuovo e potente. Comunque
Volevo prima di andare a livellare un po', se ci riusciamo, ora capisco perché sta laggando, perché ci sono un sacco di mercanti. Vedete? Aspetta, vediamo se riesco a farvi vedere già da vicino delle cavalcature che noi non avremo mai e anche delle armature che sono bellissime. Hai cambiato il giorno in notte, che cacchio, proprio adesso non si vede più niente. Questo leone bianco è favoloso, cioè guardatelo. È bellissimo, non mi ricordo come si facevano gli screen. Stamp forse. Sì, forse sì. Forse sono riuscito a farlo. Comunque guardate che bello. È veramente bellissimo. Magari se mi screeno senza il coso sopra. E il nostro regno, come vi ho detto, è un regno di mercanti. Infatti, vedete quanti mercanti ci sono. Comunque ci sono tantissimi giocatori, molti di più di quelli che avevo visto sull'Oque nell'ultimo periodo, ovviamente stava per chiudere. Guardate che bella che è questa armatura con la bardatura qua dietro, molto figa. Va bene, penso sia stato anche tradotto maggiormente. Qua c'è qualcuno che sta duellando. Sono un guerriero e un Asura, anzi, una guerriera e un Asura che stanno combattendo. Vediamo se mi ricordo. Questa dovrebbe essere una Asura bianca, anzi no, Asura nero, pardon. E questo è un guerriero mentale o corporale, non ricordo. Guardate che fighi che sono. Questa è velenosa, mi pare, la spada, mi pare. Qualcosa del genere. Comunque vedo che c'è un po' di vita in questo server, molto bene. Coniglio Pasquale, è vero perché siamo nel periodo di Pasqua, però non so cosa possa fare. Oh, chi sei? Sono il Coniglio Pasquale, sono venuto per festeggiare la Pasqua, ma insieme. Non sono arrivato la metti in Pasquali. Divertiti, eh? Se lo distruggi otterrai un cesto, pardon, è troppo piccolo, di uova. Invece dei mostri puoi droppare delle uova di Pasqua. Avanti, va bene. Riempi il cesto con 20 uova e potrai ricevere grandi premi. Non l'avevo mai visto, sinceramente, il coniglio Pasquale, quindi io lo screenerei, anche se c'è in mezzo questo. Gli farei un bello screen, così, per ricordarci del coniglio di Pasqua che non avevo mai visto nel server di Metin. Ecco, si è tolto, possiamo fargli. Facciamoci una foto col coniglio, va? La foto col coniglio. Vai, fatto. Allora, vediamo un po', ci è stato dato un equipaggiamento di base, aspettate, mi metto al sicuro sulla piazza dove non possono colpirmi e farmi del male. Comunque c'è veramente un sacco di gente e ne sono contento. Tra l'altro qui in fondo, che cacchio? Aspettate un secondo. Cos'è questo sovraffollamento? Per forza lag! Fioi, guardate quanta gente c'è. C'è un sacco di gente. Per questo lag, la maggior parte sono blu. E gialli. C'è del regno blu e del regno giallo perché vengono qui a commerciare e anche a rompere le scatole, tra l'altro. Guardando i livelli, sono tutti livelli 1. Livelli 1, 1, 1, 101, vabbè, 120, 120. Però ci sono tanti livelli 1 messi tutti qua, ammassati. Anche l'ultima volta che ho loggato ce n'erano un sacco ammassati così. Chissà perché, come mai, boh, vabbè. Allora, diciamo. Stavo parlando dell'inventario che si può aprire velocemente con I. Poi questo non ho ancora capito cosa serva. Abbiamo quattro inventari e non più due, mi pare che fossero o erano già quattro, comunque va bene. E ci è stato dato un equipaggiamento di base e dei soldi di base, 50.000 yang di base, che non ci facciamo una merita cippa se guardiamo i prezzi delle cose, tipo oddio, questi sarebbero utilissimi, costano 6 milioni. 6 milioni e 6 milioni, questi sono utilissimi e anche questa roba qua, lacrime di cielo. Cioè poi dovremo avere ai livelli alti questi, ma in realtà dovremmo cambiarli ancora. Se guardate un po' in giro, ok, questo non so neanche cosa siano, quindi lasciamo perdere. Ecco, spada ninfa 65 costa 8 milioni. In realtà è anche abbastanza abbordabile come prezzo, 8 milioni. Anche elettromagnetica. Vediamo, questi non so cosa siano. Spada lunare più 8. Pietrata più 6, tra l'altro. 500 milioni. Vorrei ben vedere. Spada santa. Prezzo 7 girarari. Ma vaffanculo. Un girararo. Ma sei folgorato. Non so come funzioni, però, la vendita con il barattona. Tipo questo.
Vabbè, ma sono folgorati, molti mettono dei prezzi veramente osceni che non si può permettere nessuno e non li venderanno mai nella vita. Comunque, abbiamo una spada più 9, una corazza del monaco più 9, guardate che bella, la prima corazza. Poi abbiamo anche l'elmo tradizionale, aspettate, prima di metterli, aspettate un po'. Abbiamo lo scudo da battaglia, l'elmo tradizionale, le scarpe in pelle, ovviamente tutto più 9. La collana di legno, orecchini di legno e bracciale di legno. Allora, noi facciamo una cosa di questo genere, non mi ricordo più. Eccoli qua, sono questi. Ok, il miglioramento è avvenuto con successo. Non mi ricordo più quanti devono essere. Un po' ok. E allora io direi di potenziare anche il resto delle armature. Il miglioramento è avvenuto con successo. Non so quanti ce ne sono. Puoi aggiungerne altri. Stiamo già potenziando le nostre armature. Ok, adesso andiamo dalla bottegaia. Se riusciamo a passare in mezzo a tutta questa gentaglia, così vorrei riuscire a potenziare l'armatura. Giusto appunto, non riesco a passare. Il prossimo episodio dove andremo a farmare. Allora, aspetta, come che si fa? Non hai abbastanza yang? Quanto costano? 100.000 l'uno? No, vabbè, ci dobbiamo accontentare di quel poco che sono riuscito a potenziare qui: l'armatura, la spada e l'elmo. Allora, tac, ce li mettiamo addosso. Anzi, in realtà, questo potrei potenziarlo. In teoria, perché se vado dall'aiutante 20 qui in fondo dovrebbe avere i diamanti e le cose di legno per potenziare. Vediamo, non riesco a beccarlo. Ok, che non dovrebbero costare neanche troppo. Ok, così ne ho comprati un po' e così possiamo. Ok, qua già fatto. Vediamo di non comprarne inutilmente. Ok, allora abbiamo fatto aspetta, i castoni per così dire, dove inserire poi il legno che adesso andiamo a comprare da lei, legno fossile. Così. Tac, vedi? Velocità della magia, resistenza al fuoco in aumento. Non sono il massimo per un guerriero, ovviamente avrebbe bisogno di altro, ma al momento noi ci accontentiamo di quello che abbiamo. Ecco fatto. Allora, qui poggiamo tutto. Poi, le scarpe del vento, queste le mettiamo quando ci servono, adesso non ci servono. Le pozze blu e rosse le mettiamo qua, sui comandi 1 e 2. Poi abbiamo i mantelli, li mettiamo sul 3. Questo è l'incantoggetto, non ci serve al momento. Questo è il teletrasporto portatile, se non sbaglio, ti permette di viaggiare dove vuoi, senza dover fare i cosi, come si chiamano, i papiri del teletrasporto. Hai già un teletrasporto infinito, questo qua, senza pagare. Cioè, ti costa un po' di soldi, ma è una cifra irrisoria quando cominci a salire di livello. E il baule apprendista 1 potrei aprirlo a livello 35. Vabbè, adesso non ci interessa, lo lasciamo lì e andiamo avanti. Allora, scendiamo giù, vediamo di fare qualche livello. Ovviamente siamo lentissimi, però in teoria se io metto queste siamo un po' più veloci, anche se durano 29 giorni, 23 ore, eccetera. In teoria però dovrei poterle ricomprare. Questi sono i primi mostri scarsissimi, ovvero i cani. Allora, vediamo se mi ricordo ancora come si gioca, perché è un po' che non gioco. Ok, prendiamo i cani con i mantelli e facciamo un giusto giusto un po' di qua, per dire che almeno durante questo episodio abbiamo fatto qualcosa e non siamo rimasti senza far niente. Allora, ad esempio, adesso abbiamo già fatto due livelli praticamente. Se fossimo nel metil normale, saremmo neanche a metà della prima sfera.
E non avremo neanche l'equipaggiamento di base, avremo solo una spada se non mi sbaglio. Quindi è tanta roba quello che abbiamo qui all'inizio della partita. Ecco fatto. Ecco, adesso stanno arrivando tutti. Qua basta prendere lo spazio. Eccolo là. È inutile raccogliere questa roba per terra. Drop inutile che non ci serve. Ecco fatto. Abbiamo già fatto qualche livello. Siamo al livello 7 di già, va bene. E direi che per questo video, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per la visione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio della serie di Metin 2 Reloaded. Anzi, Lock MT2 Reloaded. Se vi è piaciuto il video, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Allora, ci vediamo alla prossima. Ciao!